Maglia nera la Puglia per l'avanzamento della spesa pubblica e relativa alla quota del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. A denunciarlo è l'eurodeputato di ECR Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto. Si parla molto di fase 2 e di ripartenza, dice Fitto, ma purtroppo ci scontriamo con inefficienze consolidate. Il riferimento è ai dati diffusi dall'AGEA, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, che secondo l'europarlamentare parlano chiaro. Con un avanzamento della spesa pari al 30%, la Puglia è notevolmente al di sotto non solo della media nazionale, denuncia Fitto, ma anche di quella delle regioni del sud, pari al 40%. E la Puglia è fanalino di coda anche nelle percentuali di realizzazione delle spese del triennio 2015-2017, tanto che, sottolinea Fitto, lo scorso dicembre si è sfiorato il rischio di perdere gli oltre 86 milioni del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. E entro la fine di quest'anno sono 336 milioni da spendere. L'europarlamentare infine denuncia: mancano solo 8 mesi, la meta è lontana.